Scioglimento anticipato dell'amministrazione comunale di Aversa guidata dal Dem Alfonso Golia. Lei è intervenuto, che cosa ne pensa? Ma un epilogo annunciato da tempo, un'amministrazione che è partita malissimo, che ha fatto ben poco per la città. Oggi ci auguriamo che con il voto in primavera Aversa possa finalmente ritornare ad essere città protagonista in provincia di Caserta. Lei ha sottolineato l'importanza del ruolo che avrà Fratelli d'Italia. In che senso? Fratelli d'Italia oggi rappresenta il primo partito in città, il primo partito in Italia. Ci candidiamo, come è giusto che sia, a governare la città di Aversa. Lo facciamo con le competenze e con gli uomini giusti e ci auguriamo che il centrodestra possa, come immaginiamo che sia, stare sulle posizioni di Fratelli d'Italia, perché non dobbiamo commettere gli errori che hanno portato alla sconfitta di 4 anni fa. Quindi oggi siamo pronti a dialogare con il centrodestra e con le civiche, con un'amministrazione futura a guida Fratelli d'Italia. Secondo lei, quali sono stati i punti più deboli dell'amministrazione Golia? Credo che punti deboli tantissimi, positivi nessuno, basta pensare alle vari cambi di casacche, ai vari cambi di maggioranza, ai vari cambi di giunta in questi 4 anni e mezzo, quindi l'epilogo scontato che abbiamo pensato già da tempo che doveva finire al più presto questa esperienza negativa per la città importante come Aversa. Il limite del centrodestra è quello di non riuscire ad essere unito. Lei farà in modo di superare questa problematica. Ma oggi abbiamo la responsabilità del governo del paese, sicuramente come abbiamo fatto per le scorse amministrative, anche per il futuro, il centrodestra resterà unito. È chiaro che rispetto a prima, quando Fratelli d'Italia non era il primo partito di coalizione, abbiamo ceduto alle altre forze politiche. Oggi è diverso, oggi Fratelli d'Italia guida questa coalizione e dirà in primis una parola importante su Aversa.